Stamattina vi faccio conoscere quattro cuccioletti qui in Canile alla Terza, nel settore del sanitario. Entriamo da questi due prima. Eccoli qui. Piccini, mamma mia, cos'ha quello alla zampetta? La porta così sollevata. Madonna. Cammina strano. Vediamo, prendiamoli in braccio. Mamma mia, cosa sono questi orsetti? Vediamo. Il primo orsetto nero, maschietto. Mamma mia, che meraviglia questo cucciolo. Sui 2 mesi si vede, non di più. Bello piccolino. Sì, 2 mesi, piccolo. Sarà una taglia media. È bellissimo, è un orsacchiotto questo qui. Quanto è bello, è tutto, tutto nero. È meraviglioso. Mamma mia, speriamo che lo vogliano, perché a volte scartano i cuccioli neri, ma sono così belli. Guardate questo orsettino, pensiamo a un nome, eccolo qua. Ok, e poi vediamo l'altro che cosa ha la zampina. Ah, si saranno fatti male, incastrati da qualche parte. Ecco, meno male che hanno una cuccia calda. Queste sono cucce che ci hanno donato le persone l'anno scorso. Qualcuna si nasconde impaurito. Vediamo quest'altro. Eccolo qui, bianco e nero, che cos'è? Anche lui maschietto, maschietto, mamma mia, un orsettino con la striscia bianca, il petto bianco e un guantino bianco. Povero cucciolo, cos'ha la zampina? Vediamo se gli fa male. Proviamo a muoverla. Non so perché. Ha qualche problema di deambulazione, vediamo. La porta un po' sollevata, o si è fatto male che gliel'hanno schiacciata. Dobbiamo ritornare a vedere nei prossimi giorni perché. Oh, cos'ha? Ah, no, 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 non è il cuscinetto. No, non è ferito, no. No. Almeno perché anche l'altro. No, lì è ferito il cuscinetto. Sì, qui. Non lo so cosa hanno fatto. Non sembra danneggiata a livello delle ossa. O gliel'hanno schiacciata per sbaglio, o l'ha morsicato il fratellino perché alle volte i cuccioli litigano. Ma è bellissimo questo maschiottino, anche lui sembra una taglia media, sui 2 mesi, quindi crescono. Bello piccolino, non hanno mai affetto. Stanno sempre qua, in questo buco di cemento. Mannaggia. Cosa possiamo fare? Solo cercare di farli adottare. Povero piccolo, è bellissimo. Meno male che stanno tondi tondi, vuol dire che mangiano. E se hanno appetito, è buon segno, vuol dire che sono sani. Che disperazione, piccolo. Vai con il fratellino. Adesso andiamo a vedere gli altri due. Ecco qua. Qui ci sono gli altri due, ma sono più piccolini. Ma che piccolini. Madonna, ma questi sì sono piccoli. Sia di taglia, saranno due taglie medio-piccole. E sia penso anche di età, si comportano come cuccioli più piccolini. Due maschietti, vero? Sì, due maschietti. Belli piccolini, un po' ricciolino il pelo, cosa c'è? Quanto sono piccoli. Cosa ci fanno qui, Madonna, al freddo e al gelo? Ma non possono stare in canile, assolutamente. Comunque, cosa possiamo fare per loro? Venite piccoli, vediamo un po', prendiamoli uno a uno e decidiamo un nome. Ecco, vediamo questo, descriviamo questo qui. Lui è tutto nero con la punta delle zampine bianche. Vediamo un bel nome per lui. Eccolo qua, è bellissimo. Patatino. Vediamo l'altro. Ecco. Proviamo a prendere l'altro. Ecco lui, è uguale, più striminzito, più magrolino e ha più bianco sulle zampine. Non ha solo la punta, ha proprio i guantini. Piccino, e lo chiamiamo. Ecco qui, bel nome per lui. È magro, si è sciupato. Questo si arrampica, sono troppo piccoli, vanno portati presto via di qui. Facciamo un pensiero per loro, perché veramente adesso vengono giornate gelide e loro
Stanno qui che è tutto aperto, entra il vento. Sono veramente piccolini. Comunque non so se hanno 2 mesi, quindi purtroppo per adottarli bisognerà attendere. Certo, sarebbe bene se si potessero portare fuori da qui in stallo. Ma guardate che faccino. Quanti cani dovremmo portare in stallo? Vi state rendendo conto? Li rimettiamo sul territorio perché non sappiamo dove tenerli in attesa d'adozione. Poi vieni in canile e trovi questi casi qui. È impossibile, impossibile tenerli tutti bene, come anche a voi piacerebbe. Quindi l'unica è aspettare le richieste di adozione. Guardate questi fratellini, amori. Quanto mi dispiace. Allora, abbiamo chiesto e ai cuccioli con la mamma presi dal territorio, i due più grandi che vi abbiamo mostrato, e la mamma è lei. Guardate, è entrata in canile per essere sterilizzata. Ma è una taglia medio piccola, guardate quanto latte che ha. Piccoli, non avere paura, no, no, no. Questa mammina, bella mia, bella, piccola. Guardate quanta paura. Vieni, vieni, siedi qui. Tanta paura, non avere paura, piccola, non avere paura. Brava, piccina, mamma mia, si sta facendo la pipì addosso. Si vede questa piccolina tutta nera, ma che viveva randagia sotto l'acqua ed è stata presa dalle volontarie e portata in salvo. Adesso deve rientrare il latte, dopodiché sarà sterilizzata e forse rilasciata, a meno che qualcuno non voglia adottarla. È tanto impaurita, ma è bellissima e sarà anche giovane. Vediamo, piccolina, vediamo. Che c'è? Fatti vedere. Shh. Mi fai vedere un po' i dentini, eh? Mi fai vedere piano piano, vediamo. È giovane, avrà massimo un paio d'anni. Piccola. Poverina, senza i suoi figli. Eh sì, perché vogliono che il latte rientri. Poverina. La lasciamo in pace, poi torniamo. Ciao piccolina.